quindi guardate, quindi in input la coordinata unica, l'unica coordinata parametrica perché è un'entità monodimensionale, quindi abbiamo una sola coordinata parametrica che mi permette di muovermi in uno spazio monodimensionale, mutevole, mutevole perché se io glielo muto, lui ovviamente fa sempre quel, lui è, oramai è appiccicato a quella curva. Dici. Sono arrombiscato. Puoi ridefinire riparametrizzazione? No, in tre Riparametrizzare, parole. sì, riparametrizzare significa, diciamo, ribattezzare l'inizio e la fine della curva, dicendo che l'inizio è sempre 0, la fine è 1. Altrimenti sarebbe n, n non è noto. E questa cosa è comoda perché ti permette di muoverti con questo e andare dall'inizio alla fine. Ok? Che cosa abbiamo in output? Io approfondisco molto alcuni tasselli, ma non tutti ovviamente, poi in esercizi approfondiremo altro, però queste sono le cose fondamentali, questi sono i fondamenti che non posso non approfondire, va bene? Ok, attenzione, output, ovviamente diciamo il